Buongiorno nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono davvero felice perché stiamo andando verso la conclusione della prima settimana di febbraio della lettura della parola di Dio. Questa mattina noi leggeremo sempre dal libro della Genesi, leggeremo capitolo 47 e 48. La parola del Signore dice in Genesi capitolo 47. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: «Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen». Poi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai suoi fratelli di Giuseppe: «Qual è la vostra occupazione?» Essi risposero al faraone: «I tuoi servi sono pastori come lo furono i nostri padri». Poi dissero al faraone: «Siamo venuti ad abitare in questo paese perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permette ora che i tuoi servi abitano nella terra di Goshen». Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: «Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedono pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli sovrintendenti del mio bestiame». Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse il faraone. Il faraone disse a Giacobbe: «Quanti sono gli anni della tua vita?» Giacobbe rispose al faraone: «Gli anni della mia vita nomadi sono 130. I miei anni sono stati pochi, travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade». Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Fece abitare suo padre, Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì di pane suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la sua famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. In tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: «Dacci del pane, perché dovremo morire in tua presenza, infatti il denaro è finito». Giuseppe disse: «Se non avete più denaro, date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame». Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi, di pecore, delle loro mandrie, di bue e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: «Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere tranne i nostri corpi e le nostre terre. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire e il suolo non diventi un deserto». Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nella città da un capo all'altro dell'Egitto.
sono le terre dei sacerdoti. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: ecco, oggi io ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. Al tempo della raccolta ne darete il quinto al faraone, quattro parti saranno vostre, per seminare i campi, per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Quelli risposero: tu ci hai salvato la vita. Ci sia dato di trovar grazia agli occhi del nostro Signore e saremo schiavi del faraone. Giuseppe ne fece una legge che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del faraone. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, metti la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba. Egli rispose: farò come tu dici. Giacobbe disse: giuramelo. Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo dal letto, adorò. Genesi capitolo 48. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: ecco, tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse e Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te. Israele raccolse le sue forze, si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, mi benedisse. E mi disse: ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò e ti farò diventare una moltitudine di popoli e ti darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come proprietà perenne. Ora, i tuoi due fratelli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venisse da te in Egitto, sono i miei. Efraim e Manasse saranno i miei come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno i tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Padan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, durante il viaggio a qualche distanza da Efrata. E la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre: sono i miei figli che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse: ti prego, falli avvicinare a me e io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di rivedere il tuo volto ed ecco che Dio mi ha dato il vedere anche la tua prole. Giuseppe si allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Giuseppe li prese tutte e due, Efraim alla sua destra e alla sua sinistra di Israele e Manasse alla sua sinistra. Alla destra di Israele li fece avvicinare a lui. Israele stese la mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e la posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse:
e Dio, alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, e Dio che è stato il mio pastore da quando esistono fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome e con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplicano abbondantemente sulla terra. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, e ne ebbe dispiacere, e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre, «Non è così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo». Ma il suo padre rifiutò e disse, «Lo so, figlio mio, lo so». Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. In quel giorno li benedisse dicendo, di te si servirà Israele per benedire e dirà, Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse. E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe, ecco io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più a quelli tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorrei con la mia spada e con il mio arco. Parola del Signore. Io ti aspetto per la prossima settimana, se il Signore così vorrà, per continuare a leggere la parola del Signore. Questo è un tempo meraviglioso. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, continueremo a leggere la parola di Dio insieme. Vieni con me tutti i giorni a leggere e a meditare la parola del Signore. Dio ti benedica.